Dal complesso di San Pietro a Corte alla scuola medica, dal museo archeologico al Duomo e ai giardini della Minerva, ma anche tanti altri siti della provincia di Salerno e Avellino. La soprintendenza ha presentato il ricco programma delle giornate europee del patrimonio in programma sabato e domenica nel Salernitano in Irpinia. Tra le iniziative da segnalare, l'apertura notturna di diversi luoghi della cultura di Salerno. Quest'anno a Salerno è un evento abbastanza ampio, perché soltanto nella città di Salerno e in provincia abbiamo più di 15 eventi che non solo partono direttamente dalla soprintendenza, ma sono anche condivise con privati e con altri enti pubblici. In effetti il tema delle giornate europee del patrimonio è quello di valorizzare soprattutto quei beni culturali, quei momenti di cultura che non sono solitamente fruiti in modo libero, diciamo. Tra le cose più interessanti vi posso sicuramente dire, ovviamente San Pietro a Corte qui a Salerno e il Museo della Scuola Medica Salernitana, che sarà possibile visitarli anche in orario serale avanzato. E poi una cosa a cui tengo particolarmente è la riapertura, dopo diverse decine di anni, del Giardino del Vescovo, che è una delle poche aree della città di Ravello che non era fruibile al pubblico. Quindi penso che l'offerta per le due giornate bisognerà soltanto, 22 e 23 settembre, bisognerà soltanto capire dove si vuole andare, perché l'offerta è veramente abbastanza vasta.